Ciao carissime, siamo di nuovo qua per divertirci. Oggi non farò un video sugli outfit, ma sugli acquisti che ho fatto da Zara e Primark e H&M. Mi giro di saldi e quindi sono andata a fare un po' di giretti e vedere se trovavo qualche affare, facevo qualche affare, infatti è stato proprio così. Mi trovate su Facebook come B-Fashion Blog e su Instagram come B-Fashion Blog Paola. Ho comprato 5 paia di scarpe, quindi 3 da Zara, 1 da H&M e 1 da Primark. Il primo paio l'ho preso nero, anche se non lo dovevo comprare perché ho una marea di scarpe nere, quindi questa è l'ennesima scarpa nera, però se vi dico quanto l'ho pagata, 10 euro, come faceva a non prenderla? Questa mi piace tanto perché è molto comoda perché c'è il plateau davanti, molto anni 70, e come vedete è tipo pelle di serpente. E qui ci faremo un outfit con un paio di pantaloni e molto molto no, anzi mi sono sbagliata, non con un paio di pantaloni, con una tuta tipo Diana Ross, perché queste secondo me sono molto comode e adatte per andare a ballare. Il secondo paio invece è questo, queste sono molto molto anni 70, sia per i colori che per il modello, è proprio anni 70, sembra un paio, cioè comprate ora un negozio degli anni 70. Perché negli anni 70 dava molto l'argento e i colori flow, specialmente il rosa e il celeste. E poi mi piaceva tantissimo perché aveva il tacco tondo, quindi è molto particolare. Questa è molto comoda perché il tacco non è molto alto e quindi anche se non c'è proprio davanti va bene. E anche qui ci faremo un outfit molto anni 70 con un paio di pantaloni scampanati, perché negli anni 70 andavano molto i pantaloni scampanati. Anche questi l'ho pagato 10 euro, naturalmente. Il terzo paio invece, sempre da Zara, queste le ho prese tutte e tre da Zara. Questo ricorda un po' gli anni 80, nei primi anni 80 andava abbastanza alla punta, è comodissima questa perché vedete il tacco non è molto alto, l'ho provata anche se c'è la punta, il piede ci sta bene dentro e c'ha tutti gli strass, mi piaceva tantissimo, poi è di raso e sta stretta alla caviglia e secondo me dona moltissimo alla gamba. Qui invece ci faremo un outfit con una gonna, voglio però vedere anni 80. Il quarto paio l'ho comprato da H&M. Queste mi hanno fatto da calamita perché c'è l'Oriente, mi chiama l'Oriente e a me tutto quello che mi chiama l'Oriente mi piace tantissimo e non ce la faccio a non comprarle. Queste le ho pagate 15. La commessa era indecisa tra 15 e 20, non si ricordava il prezzo, quindi me l'ha messo 15, ottimo per me. E queste le ho già usate, ci sono andata a ballare una sera e sono molto comode perché hanno un tacco grande, quindi anche se non c'è il plateau ma non è molto alto ci si sta bene. L'ho prese da Primark, anche qui siamo negli anni 80. C'erano anche bianche, non le ho comprate perché le avevo quando mi sono sposata e quindi non mi piaceva. Mi ha fatto un effettaccio quando me ne sono provate. Sono pelle lucida, quindi sono un pochino delle. Anche qui il tacco non è molto alto, sono comode e la punta sembra stretta, però il piede finisce prima e quindi ci si sta bene. E anche qui faremo un outfit dedicato agli anni 80, perché questa è una scarpa molto anni 80. Io mi sono sposata nell'85, quindi lo so bene. Scrivetemi quello che vi è piaciuto di più, la scarpa che vi è piaciuta di più, che vi interessa di più, così io do priorità all'outfit. Poi se avete scarpe simili e non sapete cosa abbinarci, mandatemi le foto, fatemi delle domande, così io vi consiglio su cosa abbinarci e come vestirvi. Mi trovate su Facebook come B-Fashion Blog e su Instagram come B-Fashion Blog Paola. Vi aspetto numerose, a presto, ciao ciao!